Nulla è perduto per il Biceglie verso la Serie D, c'è ancora una via percorribile, quella però più complicata, al via dunque i playoff nazionali di eccellenza, la fase clou della stagione. I nerazzurro stellati, reduci dall'amarissima finale regionale persa 4-0 contro l'Ugento, saranno ospiti della Vigor Lamezia allo stadio Guido d'Ippolito, gara valevole per la semifinale d'andata. Una sfida colma di blasone, visto il passato delle due squadre, i biancoverdi calabresi vantano un secondo posto in regular season nel girone unico alle spalle dell'inarrestabile Sambiase. La rotonda vittoria 4-0 contro il Cittanova in finale playoff dimostra il valore della squadra di Danilo Fanello, candidata ad un ruolo da protagonista in questi spareggi e ancora imbattuta tra le mura amiche del d'Ippolito. Semifinale che sa forse di finale anticipata, i playoff nazionali di eccellenza portano comunque bene alle pugliesi. L'anno scorso la vittoria del Gallipoli, 2 anni fa quella del Martina, nel 2019 il trionfo del Brindisi, senza dimenticare i successi di Bitonto e Altamura. Mister Di Meo dovrà fare a meno dei 21 gol stagionali di Pignataro, ancora squalificato così come Kwame è avvantaggiato, entrambi out anche per la gara di ritorno. Scelte dunque obbligate nel possibile 4-3-1-2 nerazzurro stellato con Bonicelli di Rito coppia d'attacco col supporto di Mangialardi. Tra le fila dei calabresi mancherà lo squalificato Silvagni. Prevista una foltissima cornice di pubblico biancoverde al d'Ippolito, uno stimolo in più per un Biceglie volenteroso di riscattare il KO della nuova Arredo Arena, ma soprattutto volenteroso di far valere il meritato primo posto nel girone A, tornando in Serie D dopo 2 stagioni di purgatorio. Calcio d'inizio della sfida alle ore 16, appuntamento in diretta su Antenna Sud dalle 15:45.